Ciao ragazzi, come state oggi? O nel mio caso poco fa? Già? Che siamo sempre qui per un'altra fast recensione per Natale 2016! Yeah! Manca quasi meno di un mese. No, Elisa, manca un mese e qualche giorno. Beh, pochissimo, dobbiamo iniziare a smettere il nostro alberello di Natale! Oddio, quello orribile dell'anno scorso, proprio lui! Dalla prossima recensione lo montiamo. Penso di non avere voce in capitolo. Esatto, tra le altre cose. Bene. Beh, siamo qui per recensire una super novità, Giochi Preziosi, che ci sembra davvero carina e divertente e ora proveremo a vedere se è davvero così. Che si chiama Gel a Pio e per chi non avesse capito, disegneremo con del gel un nostro accessorio, lo staccheremo quando si sarà indurito e diventerà un super braccialetto fashion! Oh, un anello anche, wow! Questa è la scatola più piccola di tutti, un pochino come per i pom-pom wow, costa circa 10 euro. Contiene un solo colore che è il viola, come potete notare, e possiamo fare più di 20 braccialetti, ma semplici. E include 8 design che possiamo seguire. Questo è il retro della scatola, dove possiamo vedere una ragazzina già piena di braccialetti fatti con Gel Appeal, che per l'appunto ne sta creando di nuovi. E qui ci dice che include 8 modelli di design, come abbiamo letto prima, tubi di gel che penso sia un errore di traduzione, cioè che ci sarà dentro un tubo di gel, pennini da disegno, quindi immagino diverse punte per il nostro gel, del foglio trasparente da disegno e un utensile per la pulizia del foglio, immagino trasparente. Quindi diciamo che questa piccola traduzione italiana ha dei problemi. Dice anche di andare su quasi tutti i social network esistenti tranne Twitter per vedere video, tutorial e nuovi design. Poi mettere l'hashtag e mostrare i vostri, ovviamente, perché non vantarvi con tutti. E sembra molto semplice effettivamente. Come potete vedere, basta che scegliamo un template, scegliamo il nostro colore e la nostra punta per il nostro gel, ripassiamo il design, poi lo facciamo asciugare e lo indossiamo. Sembra molto facile e divertente, lo ammetto. Questi sono gli altri colori disponibili per fare i vostri bracciali. In realtà ce ne sono anche molti di più e li potete comprare separati. Infatti, io ne ho acquistato anche un altro, non ho resistito e l'ho preso. Rosa Sparkle, cioè brillantinato. E avverto che è un giocattolo consigliato dagli 8 anni in su. Comunque, ora apro la scatola e vediamo se è un regalo di Natale degno per le vostre amiche o per voi, se lo volete chiedere, insomma, o se siete semplicemente appassionati del do it yourself. Si apre. E abbiamo come prima cosa il nostro foglio trasparente che useremo per fare i nostri design. Poi qui dentro ci sono i design, eccoli qui, wow, ed è un livello intermedio. E poi abbiamo queste forme semplici. Insomma, ci consiglia di iniziare da questi design semplici per poi passare a questi braccialetti più complessi. Qui ci sono anche delle piccole istruzioni dove ci dà anche dei consigli su come creare diversi effetti e ci dice di fare molta attenzione perché questo gel, ragazzi, macchia sul serio sembrerebbe non solo i vestiti, ma anche i tavoli e i vostri suppellettili. Mi raccomando, state attenti perché poi potreste piangere seriamente. Ed ecco il colore che arriva con questo set, anche questo comunque è sparkle, quindi con brillantini. Arriva anche questa spatolina per modificare gli errori, ma anche per pulire il piano da disegno trasparente e il nostro beccuccio che poi attaccheremo al nostro gel. Quindi bene, mettiamoci al lavoro. Bene ragazzi, ho seguito le istruzioni e ho deciso di iniziare con una o due forme semplici e ho attaccato, vedete, con due pezzettini di scotch, guardate che carino il mio tape, sì, con sopra i fiori di ciliegio rosa, wow, così da non farlo muovere. E ora prendo e faccio lo stesso con la nostra, chiamiamola, base da lavoro trasparente. Ok, iniziamo col gel che arriva proprio con questo kit base. Svitiamo il tappo. Qui, come potete vedere, c'è un secondo tappino che dobbiamo scastrare. Eccolo qui. E mettiamo il nostro tappino un po' a punta, mo' di sac à poche. E proviamo a fare la forma più semplice. Speriamo che non esca troppo storto, il terrore.
Bene, ho fatto la mia prima forma e sinceramente non è andata neanche male come pensavo. Se fate qualche errore potete cercare di sistemarlo con la spatolina oppure usare un fazzoletto di carta. Intanto proviamo a fare un'altra forma mentre questa si asciuga. Come avrete notato, con la farfalla ho già avuto più problemi, quindi sto cercando di sistemare il gel in eccesso che ho messo in giro. Ho anche fatto più di una passata. Se sono tremate le mani un pochino come a me, potete sistemare un pochino e appiattirlo magari con la vostra spatolina, se volete dargli un effetto differente, ecco. Visto che mi sto annoiando ad aspettare, ho fatto anche un cuoricino, non che sia uscito proprio perfetto, ma insomma, già. Ragazzi, eccomi qui una notte dopo. Come potete vedere, ho aggiornato i miei braccialetti e non sono usciti benissimo e vi chiedo perdono, ma è la prima volta che per l'appunto mi cimentavo con questi gel appeal e vi dirò la verità, mi sono davvero divertita. Il problema più grosso che ho avuto personalmente, non essendo molto sveglia come sapete, è che avevo letto sulle istruzioni che vi ho mostrato prima, cioè ieri per me, che c'era scritto aspettate 10-15 minuti perché si asciughi. La verità è che se poi guardate questo, che è il foglio con su i design, qui in alto c'è scritto dry time, cioè tempo di asciugatura, che per l'appunto è di 2 ore. E vi dirò di più, se fate cose molto spesse, secondo me ci vogliono molto molto di più di 2 ore. Quindi questo è stato poi il mio risultato definitivo. Ho aggiunto molti particolari rispetto a quelli che c'erano nei design normali. Questo per cercare di nascondere i miei errori e la mia mano davvero poco ferma. Infatti questi erano i design originali, che ho usato comunque come base. Questo invece è quello che poi ho creato io. Per quanto riguarda questi, che erano i design semplicissimi con cui mi avete visto lavorare con i miei gel appeal all'inizio, li ho scartati perché, come vi ho detto, ho cercato di staccarli troppo presto. Oltretutto avevo fatto l'errore più grande per me, che era stato fare tantissime passate una sopra l'altra, cosa che li aveva resi davvero brutti e spessi. Il primo design che ho realizzato è stato ovviamente questo, non so se vi ricordate, tutto bello storto. Per migliorarlo ho deciso di aggiungerci una E, che come potete vedere non è molto dritta. Ho aggiunto anche, mentre si stava asciugando, queste perline che avevo trovato in una kawaii box vecchissime, che erano a marcire in uno dei miei cassetti. Ora proviamo a staccarlo. Oh sì, sembra proprio asciutto adesso. Wow, sono super squisciosi. Come potete vedere le linee non sono comunque drittissime, ma avete visto mentre lo facevo, insomma, avevo la mano parecchio tremolante, è difficile all'inizio prenderci la mano. E nonostante sia rimasto tutta la notte ad asciugare, guardate, è ancora un pochino appiccicoso, probabilmente perché, vedete, questo è il retro, qui la E, essendo molto spessa, non si è ancora asciugata. Quindi ecco come è uscito il mio braccialetto alla fine. È un pochino tremolante e vorrei farvi notare che il rosa sparkle è praticamente trasparente. La E, anche lei un po' storta, almeno distrae da tutto il resto. Come vi dicevo, dovete davvero andare a tentativi con questi gel appeal e prendere la mano, quindi le vostre prime creazioni. Ok, forse voi siete più bravi di me in generale, quindi vi uscirà una cosa molto più precisa, ma nel mio caso, beh, questa è stata la mia prima creazione. E davvero, date sfogo alla vostra fantasia e aggiungeteci quello che volete, come io che ho aggiunto queste perline. Questa è la seconda creazione sullo sheet e qui è come ho deciso di rifarla io, praticamente identica, solo che ci ho aggiunto un cuoricino. Me lo avevate visto fare in un angolino e poi quando si è asciugato l'ho appoggiato sopra e l'ho fissato con semplicemente un altro pochino di gel sotto. Ora lo stacco, anche lui immagino sia ancora un pochino bagnato.
Ed eccolo qui, il cuore è ancora un pochino appiccicoso, i cerchi non sono proprio precisissimi, però il cuore non è male e come al solito distrae da tutti gli errori. E questo è il retro, come potete vedere si vede che in centro si sta ancora un pochino asciugando, quindi lo terrò in posizione verticale. Il terzo che ho realizzato ovviamente era quello secondo me col design più carino, che era questo con i fiorellini. E direi che è uscito abbastanza incasinato, soprattutto le foglioline. Ora lo stacco, vediamo come è uscito realmente. Ed eccolo qui, anche lui ha delle parti un pochino in eccesso di cui poi mi libererò, come ad esempio anche qui. Il risultato non è ottimale, ma non è neanche orribile. E vi avverto, la consistenza comunque rimane molto molto squisciosa, sembra molto un elastico al tocco. Quindi come un elastico è resistente, possiamo tirarlo, ma non tantissimo. Quindi se tirate troppo il vostro braccialetto può succedere che si rompa. In questo caso basta ripassare un po' di gel e aspettare per salvare la vostra creazione. Insomma, tutto è salvabile. Più che dei fiori, sembrano più uno sputo, però vi dirò che sono abbastanza fiera, insomma, per essere la prima volta che uso questo gel. Ora lo chiudo anche. Wow, cute! Questo invece era l'ultimo design, composto da tre linee zigzaganti, e nel mio caso sono uscite anche un pochino troppo zigzaganti, quindi ho deciso poi di aggiungerci questi puntini e di scriverci Arius Chest, che è il nome del mio canale. Ora stacchiamolo e vediamo com'è uscito più da vicino. Wow, non sto scherzando quando vi dico che potrebbe essere il mio preferito. Ovviamente ho fatto la scritta a mano libera, è uscita abbastanza bene. Ed è anche quello che si è asciugato meglio, nonostante sia l'ultimo che io ho fatto. Wow, that's cute! E averlo addosso è proprio come avere un elastico. È veramente carino alla fine. E sapere anche di aver creato qualcosa magari un pochino storta, nel mio caso, è comunque una bella soddisfazione. Anche il cuoricino, per quanto appariscente, è davvero adorabile. Soprattutto se avete uno stile magari un pochino lolita. Il primo che ho fatto, beh, direi che è decisamente il peggiore. E quindi questo è quello che sono riuscita a creare con i miei gel a Pio. Lo ammetto, non sono le cose più belle del creato, però come inizio non è malissimo, insomma, pensavo sarebbe andata molto peggio. La cosa più bella di questo gel è che potete davvero sbizzarrirvi e creare un sacco di cose, potete davvero decorare tutto quello che volete. L'unico difetto è l'asciugatura, ci mette davvero tantissimo tempo ad asciugarsi, quindi se volete giocarci con i vostri amici dovete fare un pigiama party o qualcosa del genere, oppure poi farvi portare le vostre creazioni il giorno dopo. Insomma, non è una cosa che si può fare velocemente. Voi cosa ne pensate dei gel a Pio? Ne avete già qualcuno? Avete già creato qualcosa? Vi piacciono? Vorreste farveli regalare per Natale oppure per qualsiasi altra occasione? Fatemelo sapere nei commenti, perché sono ovviamente curiosissima, mi raccomando, e grazie per seguirmi sempre. Vi voglio tanto bene, grazie per tutti i messaggi che mi mandate. Ci vediamo alla prossima recensione di Natale. Ciao! Questo davvero non è male e più che indossarlo penso che lo metterò qui sullo sfondo. A questi due invece probabilmente darò fuoco.